lista ad essere esclusi dal voto, al comitato di 5 Stelle si decise di ricopiare almeno 1200 firme raccolte. Un falso. Oggi è arrivata la sentenza di primo grado, 12 condannati, tra cui 3 ex deputati nazionali. Il più noto è Riccardo Nuti, all'epoca candidato sindaco dei Pentastellati. Ecco cosa fanno, chi sono i 5 Stelle, legalità e legalità. Per le loro aberrazioni, che li sono incapaci, incompetenti, si riducano il cervello e mandiamoli a casa votando no al referendum sulla riduzione dei parlamentari, che sono il programma della P2, questi incapaci, incompetenti, ignoranti. Un altro ex deputato regionale, Giorgio Ciaccio, che ammise i fatti. Per tutti la pena è sospesa e i 5 ex parlamentari sono fuori dal movimento dopo la vicenda. 2 assolti, gli attivisti Salvino e Ricciardo. Sono fuori. Questi sono i nuovi ignoranti, incapaci come fanno solo il fascismo e la dittatura contro i cittadini. Votiamo no per mandare a casa questi ignoranti incompetenti che sono i primi loro a fare i reati. Una vergogna. Non la nuova P2.